Ciao a tutti, io sono GKB. Allora, come va? Tutto bene? Io personalmente sto ancora in sessione di esami, non si finisce una cosa che bisogna subito iniziare un'altra, quindi mi faccio giusto immaginare come sto messo. E a proposito di questo, oggi vi volevo parlare proprio del mio corso di laurea, perché molte volte ci sono dubbi, cose che non vengono capite bene. Quindi partiamo dalle origini. Il mio corso di laurea è un corso di laurea triennale, che per accedere bisogna fare il test d'ingresso, che è quello per le professioni sanitarie, ce ne sono miliardi, appunto, tra cui infermieristica. Una volta superato quello, che poi il punteggio dipende in base all'università, in base alla sede in cui andate, in base a molti aspetti, una volta entrati arriva la parte più difficile, perché il test è la parte più semplice di tutte, perché cominciate. E quello che vi troverete davanti sarà gente che tutto voleva fare, tranne che infermieristica. Potete trovare la maggior parte che vuole andare a medicina e qualcuno che vuole andare a fisioterapia, e forse una o due persone che vuole andare a infermieristica, che ha fatto il test di ingresso proprio per entrare a infermieristica. Lì si faranno lezioni su lezioni, cominciate un attimo a vedere un attimo le materie, l'anatomia e altre materie un po' più inutili, e poi ci saranno gli esami, e lì sarà il momento veramente critico, perché almeno per quanto mi riguarda all'inizio è stata una bella batosta, perché comunque la quantità di studio dell'università non c'entra niente con l'università, cioè quella quantità, scusate, quella quantità di studio che può essere al liceo, perché considerate che ogni esame è composto da minimo 2-3 materie, ma potete trovare poi davanti anche esami con 6 materie, ma in tranquillità, che molte volte quello che succede è che basta che non ne passi una e devi fare poi tutto il blocco. Qual è il problema di questi esami? Vabbè, poi, come se non fosse questo già un problema di suo, è che gli esami ci sono o durante o subito dopo i tirocini. Quindi voi vi troverete a fare tirocinio e anche a studiare. Quindi non pensate che voi o fate lezioni o fate tirocini o fate gli esami. Sarà tutto un misto di cose, soprattutto se poi rimanete indietro con gli esami. Quindi magari vi troverete che mentre fate la lezione dovete allontanarvi per andare a fare qualche esame, poi fate il tirocinio. È un casino. A proposito poi, vabbè, degli esami, quello che succede, che è poi una fregatura molte volte, è che tu non potrai mai accedere agli esami dell'anno successivo. Metti caso sei al primo, non potrai mai, quando arrivi al secondo, fare l'esame del secondo se non hai finito tutti gli esami del primo anno, tutti. Quindi metti caso, anche se ne manca uno, stai bloccato. E fidatevi, è facile, non viste gente disperata, perché vi mancava un esame, non riuscì a passare quell'unico esame e rimaneva bloccato poi nei successivi anni. E fidatevi, è bella tosta come cosa. E poi appunto finalmente c'è la parte più bella, la parte che vi dirà, vi farà capire se questo mestiere vi piace oppure no, cioè il tirocinio. Il tirocinio, molte volte quello che succede spesso, che è sbagliato, quello che succede al primo anno, se siete da soli e non siete affiancati da nessuno degli anni superiori, quello che succede è che voi non farete mai nella vita ciò che dovrebbe fare l'infermiere. Quello che voi troverete a fare è molte volte mansioni che riguardano l'OSS, che è un'altra figura, mansioni che vanno a riguardare ciò che una volta era l'infermiere, quindi tutte le mansioni di carattere igienico, come pulire la gente, come fare i letti, tutte queste cose così, come anche portare a mangiare, aiutare il paziente a mangiare, tutte cose che voi non dovreste fare, perché appunto non è il compito dell'infermiere, ma vi ci ritroverete sicuramente a farle, perché sia a colpa dell'università, che al primo anno, al terzo vai ai laboratori, al 90% vi insegneranno a fare queste cose, e anzi, andando poi a fare esami di tirocinio, vi insegneranno anche su quelle cose che si fare, e sia anche il fatto che all'interno delle parti ci sono ancora gli infermieri, quelli vecchi fanno quello,
ed è un po' tutto un problema complesso che c'è all'interno, pure per colpa di aziende che vanno a ricercare gli infermieri che fanno tutto, e vabbè, quello è un altro discorso. Mentre se siete fortunati, vi troverete, come è successo a me, vi troverete a fare tirocinio con qualcuno di anno superiore, e se vi dice bene, quello dell'anno superiore vi sta dietro e si spera vi insegni qualcosa di quello che dovrebbe fare l'infermiere. I turni, lo dico velocemente, i turni di tirocinio cambiano in base alla sede. Esempio, dove sto adesso, al primo anno già si è in due al tirocinio, due a reparto, e si fanno solo mattina e pomeriggio, mentre già dal secondo anno si cominceranno a fare le notti per essere da soli, e quindi fare i turni lavorativi, quindi mattina, pomeriggio, notte, smonte e riposo. E mi dice bene se poi ci avete qualcuno del primo anno a farvi compagnia, perché molte volte a stare da soli nel reparto poi con gli infermieri non è mai una cosa ottimale, appunto per discorso di prima, e non tutti, diciamo, i vecchi infermieri sono contenti del fatto che noi studenti, i futuri infermieri che vengono dall'università, non sono molto contenti che esistiamo, perché si sentono un po' in pericolo, perché pensano che noi pensiamo di essere superiori a loro. Una volta che uno ha finito tutto, ha finito gli esami, ha finito il tirocinio, tutto quanto, e si spera di concludere tutto in 3 anni, ma la cosa è molto difficile, le strade sono diverse, le strade da intraprendere sono diverse alla fine della laurea. O si comincia a lavorare, e su quello ci sono vari ambiti, non c'è solo l'ospedale, o c'è una specializzazione, ci sono i master, in base poi a cosa si vuole fare, se si vuole andare a fare lo strumentista in sala operatoria, o se si vuole insegnare. Ci sono varie specializzazioni, poi in base alla vostra preferenza. Io spero di non essermi dimenticato niente, voi fatemi sapere qui sotto se avete qualche dubbio, qualche domanda, io vi risponderò, e noi ci vediamo in un prossimo video. Fate bravi, ciao ciao!